signori, l'attore Paolo Cagliazzo. Eccomi qua. Buonasera. Paolo Cagliazzo, apprezzatissimo attore comico napoletano, tanto cinema, tanto TV, tanto teatro. Ecco, il mondo del teatro che ha passato un anno e mezzo molto complicato, tra chiusure, annullamenti, rinvii. Come ha vissuto questo periodo, lei da principale attore, protagonista di questo mondo, e come vede il prossimo futuro? Dopo tanto cinema e tanto teatro abbiamo fatto tanto divano, questa è la verità. Però il divano ci ha portato a riflettere, a pensare un po'. Ci siamo preparati, sono stato attivo in allenamento sul web per ritornare in scena. Questa è la sua auto? È normale, questa è blu la mia auto. E perché dobbiamo pagare se è finito nel tombino? Ah, questo tombino qua, ma non è il tombino, è la smart che ho tamponato. Noi siamo pronti, cerchiamo di esserlo sempre. Speriamo che adesso riusciamo a trovare le formule giuste, le misure giuste per convivere. Però andiamo a capire che si deve convivere con questo piccolo problemino mondiale e poter tornare in scena un po' tutti quanti, sia all'aperto come in questa meravigliosa serata che al chiuso nel prossimo inverno. Signor Pasquale, correi. Io le vorrei regalare 400 minuti. Signori, so assai. Io ho 5 ciavanti in terra. Io vi saluto e vi dico buona estate per tutti, cerchiamo di passare in maniera spensierata, anche andare a vedere gli spettacoli, perché lo dicevo spesso, l'ho detto anche nella mia ultima puntata di Medizione dell'anno scorso, la cultura va un po' aiutata. Pensate solo una cosa, che quando siete stati a casa avete divorato serie magari televisive, avete divorato film, avete divorato libri. Ecco, in quel periodo la cultura va fatta compagnia. Adesso veniteci a fare compagnia dopo voi a noi. Mi fate il caramello senza zucchero. Mi li fa la bocca roscia. Acqua senza soglie. Prosciutto senza polifosfati. Benzina senza piombo. Diesel senza zolfo. Chissà quai giorni che si fanno la parmigiana senza il bulignano.